Allora, buongiorno a tutti, vi abbiamo convocato per fare un po' il punto sulla situazione che con i recenti fatti ha avuto degli sviluppi inaspettati, cioè per noi aspettati, per molti inaspettati, e per lanciare le iniziative, le prossime iniziative che il Movimento ha intenzione di tenere. Una di queste è domani sera ad Arquata, ci sarà un'assemblea pubblica cui parteciperanno degli amministratori, e questo porterà appunto il discorso su come le varie amministrazioni hanno reagito in questo periodo ai fatti che stanno succedendo. Allora, noi abbiamo l'esempio di due amministrazioni che sono vicine a noi, una è quella di Novi, l'altra è quella di Pozzolo. A Novi abbiamo visto che le cose vanno avanti come se niente fosse, nel senso che il cantiere del Basso Pieve continua nella sua inutilità, e in più in questi giorni c'è stata, grazie all'interessamento dei comitati, naturalmente non delle amministrazioni, abbiamo visto che venivano portati da ditte che stanno lavorando nei cantieri del Terzo Valico camionate di terra nella discarica pubblica, cosa che ci ha fatto subito pensare a quello che il precedente sindaco, la precedente amministrazione e quella attuale ci hanno sempre detto, cioè che nemmeno una radilata di terra proveniente dallo smarino dagli scavi del Terzo Valico sarebbe finita in discarica. In realtà questo non avviene, sappiamo che Cocit paga profumatamente la società partecipata che gestisce la discarica per portare terra, quella che loro chiamano terra, poi bisogna vedere cos'è perché mancano i dati sulle analisi, non sappiamo cosa viene portato. E quindi diciamo questo è come le nostre amministrazioni stanno gestendo, stanno osservando, stanno monitorando i lavori che vengono fatti. Altra amministrazione che abbiamo assistito al Consiglio Comunale, quella di Pozzolo, dove in un Consiglio Comunale sul Terzo Valico, due giorni dopo le dimissioni del Ministro Lupi, dopo tutto quello che era successo, i tecnici della Regione parlavano ancora di opera strategica, di opera necessaria, di merci che in sovrabbondanza nel porto di Genova, delle linee che sono insufficienti, insomma lo stesso discorso che sentiamo oramai da anni ripetersi. Niente, io lascio la parola a Claudio che illustrerà un po' la questione dal punto di vista degli sviluppi giudiziari che si stanno avendo in questo periodo. Intanto grazie a tutti e grazie per come avete seguito la vicenda del mio esilio forzato, durato 11 mesi. E, insomma, quelli come noi sono destinati a vedersi riconoscere la ragione 3 anni dopo, fondamentalmente. Vi ricordate, dicevamo che negli scavi per il Terzo Valico ci sarebbe stato l'amianto, ci rispondevano che eravamo dei pazzi visionari, poi passa un anno e l'ARPA dice no, avevamo ragione in età, c'è una grossa presenza di amianto, tanto è vero che presentano un protocollo amianto rispetto a cui, diciamo così, abbiamo già espresso più volte tutte le nostre perplessità. Dicevamo che i cantieri del Terzo Valico sarebbero stati un'occasione ghiotta per le infiltrazioni mafiose della criminalità organizzata, della mafia, dell'andrangheta e della camorra. Ovviamente siamo dei visionari, siamo degli allarmisti, secondo i nostri amministratori pubblici, ed è notizia di queste ultime settimane, c'è la direzione investigativa antimafia che entra e esce da tutti i cantieri del Terzo Valico, ufficialmente per fare dei controlli di rito. Normalmente noi pensiamo che, visto che abbiamo censito, conoscete le inchieste che abbiamo fatto in cui abbiamo censito tutte le ditte che stanno lavorando all'interno dei cantieri, noi pensiamo che la direzione investigativa antimafia con ogni probabilità si sta muovendo non solo per fare dei controlli, ma per vedere quello che noi denunciamo da anni in qualche modo. E poi lo sapete, lo denunciano da lontano 1991 i primi precursori del primo comitato contro l'alta velocità a Genova-Milano, all'epoca si parlava che il Terzo Valico sarebbe stata una ghiottissima occasione di corruzione. Ci dicevano che siamo sempre i soliti, siamo quelli che pensano che le opere pubbliche non devono essere fatte perché qualcuno si intasca delle tangenti, che soprattutto non sarebbe stato vero,
che le amministrazioni comunali avrebbero vigilato, e arriva per noi davvero, per noi era una cosa aspettatissima, per molti altri è stato un fulmine a ciel sereno, l'inchiesta della Procura di Firenze, di cui non so se voi avete letto gli atti, noi abbiamo letto tutti gli atti dell'ordinanza di custodia cautelare con cui viene disposto l'arresto di Incalza e altre tre persone, un'inchiesta dove ci sono 51 indagati e leggo per non dire delle inesattezze, le accuse sono corruzione, induzione indebita, turbativa d'asta e il pubblico ministero, il capo procuratore di Firenze, contesta anche l'associazione di delinquere, cosa che poi nell'ordinanza di custodia cautelare non è stata accettata dal GIP, ma che ha ugualmente disposto insomma l'arresto per Incalza e per altri, e comunque poi in tribunale dovranno rispondere anche l'associazione a delinquere. Ora, vi diciamo con verità e anche con un pochino di imbarazzo, no? A noi ci è sembrato di capire che c'è un tentativo chiaro, è una cosa che riguarda Incalza, è una cosa che riguarda il Ministero, è una cosa che riguarda Lupi, che, a cui arrivava il regalo del Rolex per suo figlio, ma il terzo valido cosa c'entra dentro tutta questa inchiesta? Noi questa domanda la facciamo anche perché, diciamo così, abbiamo visto dal nostro punto di vista forse puntare poco i riflettori intorno al rapporto che c'è fra l'arresto di Incalza e la vicenda del terzo valico. E allora, visto che le querele nei nostri confronti cadono a pioggia, ogni qualvolta magari diciamo qualcosa fuori dalle righe, io vi leggo solamente una parte, no? Che è l'ordinanza di custodia cautelare, reato di cui gli articoli 110, 319 e 321 codice penale, corruzione, in relazione all'acquisizione da parte di Perotti Stefano della direzione dei lavori per la realizzazione della tratta ferroviaria ad alta velocità Genova-Milano, terzo valico dei Giovi, contratto sottoscritto il 14 gennaio 2014. Grande opera in cui Incalza Ercole ha la responsabilità procedimentale quale capo della struttura tecnica di missione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, avendo Incalza, che già da tempo aveva instaurato un rapporto corruttivo con Perotti Stefano, garantito un favorevole iter delle procedure amministrative relative al finanziamento dell'opera e all'avvio e allo svolgimento dei lavori, e comunque assicurato un trattamento di favore al General Contractor Consorzio COCIV, comprendente le società Salini Impregilo e l'impresa CIV del gruppo Gavio, a fronte dell'affidamento a Perotti Stefano da parte del COCIV dell'incarico di direzione dei lavori. Ascoltate bene, risultando la società Argo Finanziaria, facendo parte del predetto gruppo Gavio, aver corrisposto a Donati Alberto, genero di Incalza, compensi per prestazioni professionali per un importo di euro 691.797, dal 2006 al 2010, avendo dunque Incalza Ercole agito in violazione dei propri doveri di ufficio ed in particolare del dovere sancito dall'articolo 97 della Costituzione di fedeltà verso la pubblica amministrazione e di imparzialità nell'esercizio delle proprie funzioni, in luogo non determinato, reato in corso di commissione nel novembre del 2014. Traduciamo. Voi ricordate bene che nel 2006 doveva partire il terzo valico. Tanto è vero che il movimento fece una manifestazione di migliaia di persone da Serravalle ad Arquata per affermare che il terzo valico non doveva essere fatto, perché era inutile, perché rappresentava la devastazione dell'ambiente, perché c'era l'amianto, perché lì dietro ci sarebbe stata la corruzione. Nel 2006 il governo decide di rinunciare al progetto del terzo valico. Dopo la manifestazione, all'epoca il ministro si chiamava Antonio Di Pietro, se vi ricordate. Qua prendiamo delle carte della magistratura che dal 2006 al 2010 il gruppo Gavio paga mazzette al genero di Incalza e magicamente arriviamo poi nel 2010-2011 in cui si rinizia a parlare di terzo valico, in cui si decide di far ripartire l'iter autorizzativo del percorso che porterà poi all'apertura dei cantieri, e la cosa che qua l'inchiesta non dice, perché non c'è nessun rilievo penale. E casualmente poi dal 2006 al 2010 i grandi gruppi costruttori, parliamo di Salini, parliamo di Pregilo, parliamo di Gavio, danno erogazioni liberali molto corpose a tutti i partiti che daranno il via all'iter autorizzativo del terzo valico. Siamo davanti a quello che noi denunciamo da sempre, una palese corruzione. Il gruppo Gavio paga 700.000 euro di mazzette di tangenti per ingraziarsi Incalza, senza cui in questo paese le opere pubbliche non potevano partire. E cosa fa Incalza? Lo fa sul terzo valico, ma lo fa anche su tutte le altre grandi opere. Decide che un suo uomo di fiducia, tal Perotti, debba diventare quello che esegue la direzione dei lavori, il controllore e il controllato in qualche modo. E ovviamente questo significa anche che poi il buon Perotti, tramite società, fa avere ad Incalza, o diciamo così alla sua famiglia, o a
il giro di affari che c'era dietro questa vicenda, una serie di laute e ricompense che in questo paese sono note sotto il nome di tangenti. A parte l'ordinanza di custodia cautelare, ci sono poi tutta un'altra parte che sono le intercettazioni telefoniche, in cui si parla abbondantemente di terzo valico. Ne voglio ricordare tre, che secondo me sono indicative del paese marcio in cui noi viviamo. Una è un'intercettazione che a me fa venire il mal di stomaco mentre ve ne parlo. Mentre a Genova la gente moriva sotto l'alluvione, mentre c'erano migliaia di persone che piangevano devastate dall'ennesima alluvione, colpa della cementificazione, colpa del fatto che la politica non decide mai di provare a sistemare, prima che succedano le tragedie, questo problema immenso del dissesto idrogeologico, Ercolino in calza telefonava al ministro Lupi dicendogli: oh, mai visto, vogliono dare i soldi del terzo valico per gli alluvionati. E Lupi, grande uomo di buon cuore, gli diceva: no, stai tranquillo, sono contrario anch'io. Figuriamoci un po' se i soldi sulle grandi opere per cui a noi pagano le mazzette e le tangenti li destiniamo alle persone che si trovano col fango sopra la testa. E questa è la prima. La seconda intercettazione, che esce fuori il primo fra tutti, è stata pubblicata da un articolo della Stampa. La prefetta di Alessandria, signora Romilda Zaffuri, alza il telefono, chiama Ercole in calza, e io su questo vi prego di fare una riflessione. Ditemi voi se un prefetto, se deve parlare col governo, telefona a Ercole in calza, che era in quel momento lì un consulente esterno del ministero. E sapete che cosa dice ad Ercole in calza la prefetta d'Alessandria? Signor Incalza, buongiorno. Guardi che il direttore del COCIV, Pietro Paolo Marcheselli, è stato condannato a 4 anni e mezzo di reclusione per traffico illecito di rifiuti per la questione del TAV del Mugello. Voi lo sapete, tutti quelli che hanno devastato il Mugello, paro paro, li hanno presi. Là si chiamavano Consorzio Cavet, qua si chiamano Consorzio COCIV. E la prefetta dice a Incalza: guardi che una condanna di questo tipo è ostativa per l'antimafia. Di conseguenza Marcheselli dovrebbe essere rimosso. Incalza, che come sempre, come dire, anche lui, gran persona di buon cuore, risponde: non si preoccupi, ci penso io. Passa 1 anno e 3 mesi, quando poi cambierà il prefetto di Genova, il nuovo prefetto di Genova deciderà di rimuovere Marcheselli dalla direzione dei lavori del COCIV, notizia di cui la Stampa ha dato, diciamo così, a cui la Stampa ha dato ampio spazio. Noi facciamo una domanda alla prefetta d'Alessandria: A, perché chiamavi in calza e non ti rapportavi direttamente con qualcuno del ministero? B, perché tu sapevi che Marcheselli non aveva più i requisiti antimafia e non ti sei rivolta alla magistratura, ma ti sei rivolta in calza? E se il prefetto di Genova non rimuoveva Marcheselli per l'interdittiva antimafia, per quale motivo non hai deciso di portare gli atti in procura e non hai denunciato il fatto che il tuo omonimo di Genova continuasse a far lavorare all'interno dei cantieri del Terzo Valico come direttore del COCIV una persona che non aveva più i requisiti antimafia? C'è una terza intercettazione, che è abbastanza succosa e che riguarda sempre la partita dell'alluvione, non sul versante ligure ma sul versante nostro del Basso Piemonte. Parliamo dell'alluvione di novembre, che ha coinvolto la Pieve, ha coinvolto Arquato e tutto il resto. Ercole Incalza chiama il ministro Lupi e se la prende con quel cretino di Borioli, così lo definisce, è un virgolettato, non sono parole mie, non mi permetterei mai di dare del cretino al senatore, del disonesto sicuramente sì, disonesto politicamente, intellettualmente, ma non mi permetterei di dire che è un cretino. E dice Incalza a Lupi: ma l'hai visto quel cretino di Borioli? 3 mesi fa spinge per fare il terzo valico e adesso chiede di togliere una parte dei soldi per il terzo valico per darlo agli alluvionati di Novi. Adesso alzo il telefono, lo chiamo, gli dico che è proprio un cretino. Poi sghignazza e dice: ah sì, proprio loro. Ora, noi l'abbiamo chiesto sul sito, ma lo richiediamo pubblicamente. Ci può dire Borioli se poi Incalza l'ha chiamato davvero per dirgli che era un cretino e per dirgli di lasciar perdere nella volontà dei senatori Borioli, Fornaro ed Esposito di dare soldi agli alluvionati di Novi? Perché guardate, loro presentarono una mozione, ma quella mozione non è mai stata discussa in Parlamento. Mai. Quindi, davanti alla gente incazzata nera che stava sparando alla Pieve, se vi ricordate noi, mentre c'era quella vicenda, il coach mandò gli espropri alla gente alluvionata, li aspettammo coi badili in mano per dirgli che non era proprio giornata e che forse era meglio che gli espropri non li eseguissero. Di quella mozione in Parlamento presentata dai senatori del PD non si è saputo più nulla, casualmente. E ancora oggi la provincia d'Alessandria dice che ci sono 15 strade provinciali che sono chiuse, non sono arrivati i soldi per far fronte, diciamo così, a tutti i danni che le persone hanno subito riguardo all'alluvione, ma soprattutto, questa è una cosa che noi non smetteremo mai di denunciare,
dopo l'alluvione si sta discutendo di quali opere pubbliche facciamo per far sì che l'alluvione non si ripeta? Assolutamente no. Aspettiamo la prossima alluvione, aspettiamo la prossima emergenza, perché noi questo lo diciamo con un pizzico di cattiveria. Le alluvioni, guardate, che sono una cosa straordinaria per le ditte della cricca che lavorano ai lavori pubblici. Perché lavorare nell'emergenza significa che le gare d'appalto non si fanno, significa che lavorano i soliti noti, significa che lavorano quelli che da sempre in questa provincia pagano e finanziano le campagne elettorali dei partiti che ci governano. Vi dico un'ultima cosa per non farla troppo lunga e per non rompervi le scatole. Il gruppo Gavio. Il gruppo Gavio paga 700.000 euro di tangenti per sbloccare la vicenda del terzo valico. Ma il gruppo Gavio noi lo conosciamo, no? In provincia d'Alessandria. Sappiamo che è sempre stato legato. Il nome Fabrizio Palenzona, che è stato l'ultimo amministratore delegato di Impregilo quando Gavio aveva il controllo ancora di Impregilo. Da dove arriva? Sbagliamo, è stato per 10 anni il presidente della provincia del PD. Sbagliamo il senatore Borioli, che tanto si dà da fare per far partire il terzo valico, era il vicepresidente della provincia con il signor Palenzona. Di conseguenza, ancora una cosa, sbagliamo o il ponte nuovo ad Alessandria lo sta proprio costruendo tanto per cambiare il gruppo Gavio, e in questa provincia in qualche modo c'è un rapporto, noi diciamo, di commistione chiara, palese ed evidente, e diciamo così, per fortuna lo dice anche una procura, sul fatto che il gruppo Gavio in questa provincia fa il bello e il cattivo tempo e sono quelli che fanno le opere pubbliche. E come dire, davanti a tutto questo noi facciamo una domanda, ed è una cosa che davvero ci indigna oltre misura. Capiamo che un sindaco può pensare che il terzo valico rappresenti un'opportunità di sviluppo per il territorio. Secondo noi sbaglia, secondo noi hanno torto marcio, secondo noi il recente studio sul rapporto costi-benefici del terzo valico, insomma, è una cosa che fa ridere, nel senso che, vi dico quest'ulteriore cosa, recentemente ci è arrivato lo studio sul rapporto costi-benefici del terzo valico, che noi chiediamo da sempre, era il documento scomparso, fantasma. Sapete da chi era firmata la lettera con cui ci è stato inviato? Dal signore Ercole in calza, aperto e chiusa parentesi, vabbè, una cosa anche simpatica. Ora però, davanti a quello che sta succedendo, davanti al fatto che è palese che il terzo valico ha avuto un trattamento di favore perché qualcuno pagava mazzette e pagava tangenti, davanti al fatto che emerge dentro la procura, si parla di dentro gli atti della procura, si parla di appalti gonfiati, cioè qualcuno dice è un paciugo, come sempre stanno gonfiando l'importo degli appalti perché poi bisogna pagare le tangenti a chi ci ha permesso di lavorare e di fare, di aprire i primi cantieri del terzo valico. Ma davanti a tutto questo, davanti a una corruzione evidente, ma i nostri sindaci perché stanno tutti zitti? Vi prego, diteci voi se ci sbagliamo. Avete ascoltato una dichiarazione di Rocchino Mugliere intorno all'inchiesta della Procura di Firenze? Finanche per dire che lui è garantista, ci mancherebbe, io sono più garantista di lui, sono tutti innocenti fino al terzo grado di giudizio. Avete ascoltato una dichiarazione del signor Paolo Spinetto, che un po' di anni fa veniva a fare le manifestazioni con noi, salvo poi essere seduto al tavolo delle compensazioni come tutti gli altri sindaci? Avete ascoltato la presidente della provincia Rita Rossa, quella che fa costruire il ponte d'Alessandria tanto per cambiare ai Gavio, dire qualcosa sul fatto che è emerso un giro di tangenti e corruzione con una cosa spaventosa? No, nulla di tutto questo. I sindaci fanno finta che non sta accadendo niente, perché loro stanno sulla nave anche nel momento in cui la nave sta affondando. Perché è evidente ed è palese che non hanno la dignità, non hanno il coraggio politico nemmeno di dire davanti a tutto sto casino, fermiamoci un attimo. Cioè, se quegli appalti erano appalti truccati, ma è possibile che il COCI continui a lavorare? O possiamo magari mettere in discussione il fatto che loro vogliono fare il terzo valico? Continuassero a dire che vogliono fare il terzo valico, noi continueremo a dire che non lo faranno mai e che lo bloccheremo. Però almeno, non lo so, facciamo una gara d'appalto europea. Perché sapete che il COCI non ha neanche mai vinto una gara d'appalto. Nel vecchio sistema con cui è nata l'alta velocità, qualcuno ha detto questa tratta la costruisci tu, questa tratta la costruisci tu, e al COCI è toccata la tratta nostra del terzo valico. E in più aggiungiamo un elemento: a noi sembra di capire che l'intenzione del governo qual è? Tagliamo la testa di Lupi, cioè gliela facciamo autotagliare, ma è palese che ci sono state le pressioni affinché Lupi si dimettesse, e andiamo avanti come nulla sia accaduto. Avrete ascoltato anche voi un'intervista di Raffaele Cantone, che è un uomo del governo fondamentalmente, che definisce il servizio pubblico, la legge obiettivo, una legge criminogena. Viva Dio, lo diciamo da 2001, da quando la legge obiettivo è stata fatta, che la legge obiettivo è una legge criminogena.
Ora, bisognerebbe dire a questo signore che non deve dirlo in un'intervista al servizio pubblico, ma visto che è un uomo della squadra di governo ed un uomo del premier Matteo Renzi, dovrebbe mettere in discussione che il meccanismo della legge obiettivo, che ha permesso questa schifezza di corruzione intorno alla questione delle grandi opere e soprattutto che è fallita, solo l'8% delle opere inserite in legge obiettivo sono state realizzate, che forse oggi questo è il momento di mettere in discussione la legge obiettivo e di mettere in discussione tutti quei cantieri, tutte quelle opere che sono state approvate con, diciamo così, l'iter autorizzativo privilegiato che era concesso normativamente dalla legge obiettivo. Davanti a tutto questo, il Movimento contro il Terzo Valico getta il cuore oltre l'ostacolo. Noi pensiamo che questo è il tempo di chiudere la partita del Terzo Valico una volta per tutte. Avevamo programmato già da tempo, sapete che noi in aprile facciamo la manifestazione di migliaia di persone per continuare a ribadire che nonostante che passano gli anni, nonostante che ci sono i cantieri, nonostante le denunce, nonostante le misure cautelari, i fogli di via, il movimento c'è, è vivo, è vegeto e continua a portare in piazza migliaia di persone. Voi sapete, noi in aprile facciamo la grande marcia popolare. Dovevamo farla a fine maggio. Visto quello che succede invece, decidiamo che la marcia popolare viene fatta sabato 18 aprile ad Arquata. Diciamo che quella marcia popolare sarà una marcia popolare pacifica, dove vogliamo che insieme riempiano il paese d'Arquata gli anziani e i bambini nei passeggini. Diciamo che in quella giornata non abbiamo nessuna velleità intorno ai cantieri, non fosse altro che il cantiere d'Arquata, voi sapete che lo stanno dismettendo in questo momento, perché Cocib non pagava le ditte subappaltanti, le ditte subappaltanti hanno detto che quindi loro non lavoravano più, e poi è uscita fuori pure una cosa molto interessante che hanno detto le ditte subappaltanti: guardate che i lavori in Radimero sono in ritardo perché metà area di cantiere è ancora in mano ai notai. E questa è l'ennesima dimostrazione di come la nostra lotta in qualche modo sta mettendo i bastoni fra le ruote, non li sta mettendo molto a chi vuole devastare impunemente la nostra terra. Una manifestazione in cui dire una cosa molto chiara e semplice: noi vogliamo lo stop immediato dei cantieri del Terzo Valico, pretendiamo ed esigiamo con le buone, con la partecipazione popolare, con una grande festa che come sempre sarà una grande festa pacifica come tutte le manifestazioni che in qualche modo abbiamo fatto in questi anni. Vogliamo il blocco immediato dei cantieri, vogliamo la cancellazione della legge obiettivo e del decreto sblocca Italia, che oltre a creare un sacco di problemi per molte grandi opere in giro per l'Italia rifinanzia nuovamente il Terzo Valico. Vogliamo una cosa di gran buon senso: che i soldi del Terzo Valico vengano utilizzati per la messa in sicurezza del nostro territorio dal dissesto idrogeologico. Davanti a quella telefonata infame di Incalza e Lupi che fanno gli sciacalli intorno a chi ha subito le alluvioni, oggi se sei un politico onesto e se non sei un farabutto, pensi che i soldi di una grande opera inutile debbano essere utilizzati invece per far sì che alla prossima volta che piove non abbiamo di nuovo la gente che muore. E ultima cosa che per noi è importantissima e che diciamo da sempre, noi pensiamo, nel senso che ci occupiamo di Terzo Valico, ma abbiamo i piedi in questo mondo e in questa terra, c'è una crisi sociale drammatica, ci sono gli ospedali che vengono ridimensionati, la vicenda degli ospedali di Novi Tortona, nel ballottaggio a chi se la prendeva di più in quel posto, la dice lunga, le scuole dove vanno i nostri figli cadono a pezzi. E quindi diciamo che vogliamo che parte dei fondi destinati attualmente al Terzo Valico vadano sul dissesto idrogeologico e vadano intorno a un ragionamento su scuola, reddito, casa, ospedali e sanità. Perché noi pensiamo che queste sono, diciamo così, le uniche opere utili di cui realmente ha bisogno il nostro territorio. Lo diciamo chiaramente: per noi la manifestazione del 18 aprile sarà un ennesimo grido in cui chiediamo al governo la fine di questa operazione assurda chiamata e definita Terzo Valico. Noi ci auguriamo che ci ascoltino, non ci facciamo grandissime illusioni naturalmente, perché sappiamo che un sistema marcio corrotto tirarlo giù è una cosa veramente complicata e complessa. Quello che però diciamo al governo, diciamo ai nostri amati sindaci, diciamo ai parlamentari del PD, diciamo a chi governa la regione Piemonte, è che sapessero bene una cosa: o loro fermano il Terzo Valico o noi fermiamo il Terzo Valico, esattamente come stiamo facendo in questi 3 anni. Nessuno si illuda che possono andare avanti i cantieri del Terzo Valico in tranquillità. Voi sapete che Cocib denuncia che ha già 1 anno e mezzo di ritardo per colpa dei notav
devono ancora eseguire un sacco di espropri, mancano pochi mesi alla scadenza della dichiarazione di pubblica utilità e devono ancora espropriare il presidio di Arquata, il terreno che abbiamo comprato in 101 a Pozzolo, e voglio vederlo il questore d'Alessandria ad autorizzare di nuovo il fatto che spacchino le teste dei pensionati come hanno fatto il 30 luglio, oppure che decidano di sparare gas lacrimogeni davanti al fatto che in qualche modo noi stiamo difendendo anche le casse pubbliche del nostro paese. Siamo anche quelli che si stanno ponendo nell'ottica di dire che questo paese non può produrre nuovo debito da scaricare sulle prossime nuove generazioni, perché le grandi opere sono innanzitutto questo. Di conseguenza, invitiamo tutti il 18 aprile ad Arquata. Noi sappiamo che verrà gente da mezza Italia, perché noi sappiamo che intorno a questa questione del Terzo Valico c'è oggi un'attenzione mediatica molto grande. Arriveranno i nostri fratelli e le nostre sorelle della Val di Susa, dei comitati che si oppongono al TAR Brescia-Verona, arriverà chi lotta che chiede che i soldi delle grandi opere vengano invece utilizzati a fini sociali. Di conseguenza siamo convinti che sarà una giornata importante, sarà una giornata grande e come sempre è una giornata di un lungo percorso che lo diremo fino a stancarci, che ci porterà a vincere. I signori del Cocil se ne andranno per sempre da questa terra, hanno scambiato questa terra per un luogo da massacrare per i loro sporchi profitti, dopo aver pagato delle tangenti per poter costruire l'opera del Terzo Valico. Non si illudano, la resistenza del movimento procede, la resistenza del movimento va avanti e soprattutto siamo determinati e anche, diciamo così, permettetemelo, siamo incazzati. Perché 3 anni dopo, ovviamente, avevamo ragione. Ma non ci basta avere ragione. Adesso vogliamo fermare questa roba assurda chiamata Terzo Valico. Lascio la parola a Francesco, che parlerà invece di alcuni aspetti più di carattere legale che, secondo noi, sono molto interessanti. Okay. Aspetti di carattere legale, Claudio ne ha tirati fuori già tantissimi, sicuramente. Noi, dal nostro punto di vista, oltre a quello che diceva Claudio, il problema della legge obiettivo, come il male su cui si sono basate le grandi opere, teniamo presente che con la legge obiettivo il Terzo Valico comunque non riusciva a partire, troppi soldi, quindi non si riusciva a trovare il modo del finanziamento. Cosa è successo invece? È entrata in ballo la finanziaria del 2010 che aveva permesso la realizzazione per lotti costruttivi non funzionali, il che vuol dire che praticamente man mano che si aveva un po' di finanziamento si poteva iniziare a fare un pezzo di opera senza avere l'impegno dello Stato, del governo a completarlo, quindi si andavano avanti i lavori man mano che si avevano un po' di finanziamenti. Era un chiaro modo per dare la possibilità di finanziare interventi che altrimenti, se si avesse voluto avere il pacchetto completo, non si riusciva. Qual è il problema su tutto questo? Questo tipo di legge finanziaria ha permesso di rimandare un problema grosso nelle nostre valli, quello dell'amianto. Quindi il conteggio di quanto costava gestire uno scavo uno scavo di 37 km in cui in una tratta di 15 km è presente l'amianto è stato accantonato. Affronteremo il problema nel momento in cui salterà fuori e quindi potrebbe essere il primo, il secondo, il terzo lotto, a seconda di quando lo si incontra. Questo cosa vuol dire? Che si può andare avanti fin tanto che non salta fuori il problema. Noi, come si dice, abbiamo fatto già 12 professionisti della Valle Scrivia, e fino a Borgo, fino a Novi, un esposto l'anno scorso, se ricorderete era il giugno 2014, un esposto alla Corte dei Conti e alle procure, in cui segnalavamo questo problema qua, appunto, che avendo lasciato da parte il problema dell'amianto, il valore dell'opera, che era 6 miliardi e 2, era sicuramente sottostimata. Siccome la delibera del CIPE che autorizzava parlava di 9 miliardi e 8 complessivamente ad altre opere, che poi vi cito, e il tetto è 10 miliardi per starci dentro, è evidente che quei 200 milioni non sono sufficienti per gestire il problema amianto. Quindi neanche era autorizzabile a quel punto, secondo noi, la partenza del Terzo Valico per lotti costruttivi non funzionali. E cosa avevamo chiesto alle procure, ognuna per sua competenza? Avevamo chiesto di vedere se quello che dicevamo era corretto o meno, e teniamo presente che dopo 2 mesi la Corte dei Conti di Torino ci ha comunicato di aver aperto una posizione, quindi non è tanto semplice che le Corti dei Conti comincino a dar seguito, perché comunicazioni ne hanno tantissime. Il fatto che l'abbiano presa in considerazione vuol dire già che un suo fondamento ce l'aveva, quello che dicevamo, e chiedevamo che valutassero appunto eventuali danni erariali ed eventuali reati contro la pubblica amministrazione ed in quel caso chi fossero eventualmente gli autori, perché noi avevamo visto quale poteva essere il problema, cioè questa legge della finanziaria che consentiva i lotti costruttivi non funzionali, ovviamente chi ci fosse dietro, perché si poteva dare dei nomi che magari erano sbagliati, si poteva dare chi ne beneficiava e quello era superiore di tutti,
però qualcosa di più non ci scrive. Vi leggo però un passo di quell'esposto, di cosa chiedevamo, precisavamo. Dicevamo, in pratica l'autorizzazione per lotti costruttivi non funzionali ha permesso di proseguire l'opera fino al momento in cui verrà trovato l'amianto e che potrebbe essere considerato il punto di non ritorno, quando per non far perdere allo Stato l'ingente investimento effettuato fino a quel momento, verranno chieste ulteriori risorse economiche per terminarlo. Cosa scopriamo adesso? Che la Procura di Firenze ha individuato essere questo il sistema delle grandi opere, cioè favorire degli iter amministrativi per finanziare, trovare il modo per ingigantire i prezzi, andare avanti, rimettere altri soldi. Questo noi poi adesso elaboriamo qualcosa in più rispetto a quello che ha detto Claudio, quindi è vero, rileggo il passo, che la società agrofinanziaria facente parte del medesimo gruppo Gavio ha corrisposto ad Alberto Donati, genero di incalza, compensi per prestazioni professionali per 691.797 euro dal 2006 al 2010. Questo qua è quello che dice Firenze. Firenze che ovviamente magari si è addentrato su questo problema, è partita qualche anno fa a seguire tutto, non conosce cosa, forse, o comunque non ha avuto il motivo di interessarsi, cosa succedeva in parallelo nel Terzo Valico. Il Terzo Valico era bloccato dal 2006. Il 2006 cosa era successo? A febbraio 2006 era stato prescritto il processo per il fuori pilota, in cui era indagato anche in calza. Il mese dopo hanno approvato il progetto definitivo del Terzo Valico. Da quel momento il nulla, fino proprio per coincidenza al 2010, in cui la finanziaria del 2010, quindi scritta a dicembre 2009, prima, e la delibera CIPE, sul quale interviene anche la struttura di missione tecnica del governo, hanno dato il via libera per lotti costruttivi non funzionali, proprio il Terzo Valico. Quindi c'è questo due parallelo di date, da una parte quello che ha trovato a Firenze, che dice, dall'altra parte noi, che diciamo come mai dal 2006 al 2010 era rimasta ferma e nel 2010 hanno dovuto forzare la mano con questi lotti costruttivi non funzionali un pezzettino alla volta a farlo. Guardate che in quel giorno lì, quando la delibera CIPE, che in pareva fosse il 18 novembre del 2010, ha dato il via libera, avvalendosi della finanziaria di qualche mese prima, al Terzo Valico per lotti costruttivi non funzionali, ha inserito in questo pacchetto dei famosi 10 miliardi oltre il quale non si poteva sforare altre due opere. Queste due opere sono la Galleria del Brennero e la tratta Treviglio-Brescia dell'alta velocità Milano-Verona. Quindi, guarda caso, queste tre opere, leggiamo nelle carte di Firenze, che sono all'attenzione della Procura di Firenze, sempre, per la direzione dei lavori affidati in questo caso a Perotti. Quindi abbiamo quella legge finanziaria 2010, questi commi in particolare della legge, per realizzare l'opera sono entrati a favore del CIPE, dopo qualche mese, e successivamente si scopre che c'è la direzione di Stefano Perotti. Rileggo anche qua un passo che aveva già accennato Claudio. Cosa c'entra Stefano Perotti? Avendo in calza garantito un favorevole iter alle procedure amministrative relative al finanziamento dell'opera e dell'avvio allo svolgimento dei lavori e comunque assicurato un trattamento di favore al genere contratto consorzio COCIV comprendente la società Salini Pergiro e l'impresa CIV del gruppo Gavio a fronte dell'affidamento a Perotti Stefano da parte del suddetto consorzio dell'incarico della direzione dei lavori. Allora, quello che a noi interesserebbe sapere è anche quali sono le procedure amministrative che ha favorito e in cosa è consistito tutta questa iniziativa. Sarà per caso in qualche modo anche quello che noi avevamo già segnato un anno fa dicendo guardateci, e ad oggi ci risulta che solo la Corte dei Conti ha cominciato a sfogliare quelle carte e gli altri a cui avevamo presentato tutto un dettaglio, Procura di Genova, Procura di Alessandria, Procura di Torino, sicuramente si staranno muovendo, ma si stanno anche muovendo i cantieri. Noi in quell'occasione avevamo chiesto che venisse applicato anche un principio di precauzione e bloccassero tutto. Visto che non hanno bloccato tutto, in qualche modo oggi se avessero bloccato avevamo un anno di soldi spesi inutilmente che veniva risparmiato. Avevamo già anticipato quello che poteva essere il problema e le solite cose pian piano ci vanno a rilento, vengono sempre procrastinate. Quindi il motivo che noi già un anno fa, e forse sbagliando, non l'abbiamo fatto presente alla Procura di Firenze, che invece in realtà si sta muovendo indagando, noi a questo punto prendiamo quell'esposto, gli stessi 12 professionisti, quindi non ce n'è uno di meno rispetto all'anno scorso che tiene il punto, lo spieghiamo più o meno quello che abbiamo detto adesso e lo mandiamo alla Procura di Firenze finché possa fare le proprie valutazioni su un raggio più allargato di quale può essere il problema del Terzo Valico e valutino loro se quelle autorizzazioni che sono state date per far partire il Terzo Valico
si reggono su motivi di necessità reale dell'opera, su cui noi non crediamo assolutamente, o si reggono su altre motivazioni per cui il problema era troviamo un modo di far partire i lavori, chi se ne frega se i lavori servono, se servono alla popolazione, se creiamo dei danni all'ambiente. Danni che tutto sommato a questo punto a volte capita di parlare con delle persone e dicono ma lo Stato fa, lascia andare avanti una cosa che ti crea danni. Si è visto quello che è successo appunto con gli alluvionati, che tutto sommato il problema era mettere i soldi nel terzo valico e non intervenire, quindi a questo punto non è, dispiace dirlo, ma non ci si stupisce di niente. Altra cosa, quindi noi ripetiamo, faremo nei prossimi giorni risposta alla Procura di Firenze facendo presenti questi in particolari e vediamo se si attivano loro per scavare un pochettino più a fondo. Una cosa invece, ora chiudo, quella che aveva accennato Davide per quanto riguarda l'ARPA, i controlli che ci sono, lo smarino che viaggia, che noi vediamo. Noi abbiamo fatto quello che credo dovrebbero fare i sindaci, le amministrazioni. Posso parlare a chiedere cosa succede nello scavo, state controllando, cosa c'è, cosa non c'è. Siamo partiti da un problema marginale, se vogliamo, il campo base d'acquata, dove cominciavano a sversare. Fra le altre cose abbiamo chiesto anche, è stato controllato lo smarino che c'è, cosa c'è in questo smarino? A rilento, dopo varie richieste, è arrivata una risposta che ve la leggo perché stride un pochettino con quello che sono stati comunicati su quello che viene fatto in realtà per questi controlli. Il Dipartimento rende noto di aver ricevuto riscontro dal responsabile del polo amianto, il quale riferisce che oggi, 12 marzo 2015, non sono pervenuti al polo amianto campioni dello smarino depositato presso il campo base dell'area piaggio di Acquata Scrivia, derivante dallo scavo della finestra castagnola. Non è necessario vedere esattamente quello che c'è al campo piaggio di Arquata, perché il problema è lo smarino che esce dal cantiere, poi che arrivi ad Arquata, che arrivi a 9, solo è un problema secondario. Cioè, noi abbiamo chiesto per... uno non mi deve andare a guardare ad Arquata che cosa è arrivato, perché vorrebbe dire che qualcuno pensa che nel mezzo sia cambiato qualcosa e potrebbe anche starci, ma non era quello che chiedevamo. Uno deve dire cosa è uscito da Fraconalto, quindi sapere cosa parte, ammettendo che poi arrivi a destinazione. Ok, quindi poi proseguono dicendo, si ricorda comunque che in data 6 agosto 2014 è stato effettuato un sopralluogo congiunto col personale della struttura complessa di geologia di Sesto, della struttura complessa di Dipartimento dell'Alessandria, presso il cantiere della finestra castagnola, per revisionare cumuli di smarino e fronte di scavo, del quale non è emersa la presenza di rocce potenzialmente contenenti amianto. Agosto 2014. Lasciamo perdere che lo smarino da qua l'hanno portato a settembre, quindi loro hanno controllato ad agosto e mi dicono che era quello che dovevano bastarci. Ma soprattutto cosa dicono dopo, il passo successivo, che a volte fermarsi a dire una parola in meno a qualcuno converrebbe, ma l'hanno detta. Il polo amianto e la struttura di geologia di Sesto monitorano regolarmente sul sito FTP. Spiego, il sito FTP è come dire un sito internet, nel senso che è un particolare protocollo di caricamento. Comunque, controllano su internet, chiamano così per capire. Controllano i rilievi pittorici del fronte di scavo della finestra castagnola realizzati dal proponente. Al momento non è stata riscontrata la presenza di rocce potenzialmente amiantifere. Come ci dicono che non è stata riscontrata la presenza di rocce amiantifere? Esaminando i rilievi pittorici. Ora, i rilievi pittorici, mi sono consultato con lui, che è geologo, non è un termine di geologia. A me fa pensare, nella migliore delle ipotesi, è una foto. Quindi, dire che non c'è amianto perché guardano le foto che fa il proponente, e lo dicono loro, non mi sembra il modo per controllare che sia tutto a posto. Quando poi addirittura il rilievo pittorico non sia quello che gli altri conoscono, che è addirittura il disegnino, questo rilievo pittorico, non essendo un termine che a noi risulta come termine tecnico, diventa anche un problema capirlo. Comunque la frase è, la rileggo, il polo amianto e la struttura geologia di Sesto monitorano regolarmente sul sito FTP i rilievi pittorici del fronte di scavo della finestra castagnola realizzati dal proponente. Al momento non è stata riscontrata la presenza di rocce potenzialmente amiantifere. Sembra quasi il cielo dei bambini che giocavano con le figurine. Siamo da agosto 2014, che ha detto che hanno fatto un sopralluogo, non ci hanno più detto, ci hanno comunicato questi dati, e quindi vabbè, ci hanno comunicato i dati, poi sta a te comunque una volta al mese andare a riscontrare che siano o no. Ci stanno dicendo che stanno controllando le foto su un sito internet. Ora, cosa dicono i sindaci di questa cosa qua, con il camion di smarino che speriamo che in questo momento, per la fase di scavo in cui si trovano, siano effettivamente privi di contenuti di rocce amiantifere. Il fatto che non ci sia un tipo di analisi nel dettaglio, parlano anche di
monitorare sempre loro le fibre per litro presenti nell'aria. Va bene controllare l'aria, però la legge parla di quello del contenuto, il peso, un grammo per chilo. Allora, sono due controlli che dovete fare, quello dell'aria e cosa c'è dentro. Ma cosa c'è dentro e quantitativi? Non lo vedete andando a guardare le foto sul fronte. I dati quali sono, i dati che vi stanno comunicando? Perché si parlava sempre di dati messi a disposizione, qua parlano di ritratto pittorico. Non so, sindaci che vogliono andare a chiedere qualcosa, basta scrivere e chiedere. Ovvio che le domande a cui si preferisce non avere le risposte è meglio non farle. Beh, non hanno mica detto niente, eh? Questa cosa qua, tu hai letto, sì, in altre parole, ma più o meno, voi c'eravate a Pezzolo per consiglio, ha detto la stessa cosa, sì. Loro non possono stare lì, no? Che non può esserci, forse da quell'accordo con Coci, forse ci sarà un geologico, non si sa bene, in realtà, attualmente hanno detto la stessa cosa, in realtà, il sindaco non ha mica chiesto. In realtà qua la mettono, la mettono nero su bianco questa cosa qua e dicono che guardano il rilievo pittorico. Io finora dall'ARPA, tutte le volte che ha parlato, io non c'ero a Pozzolo, ma poi ho letto anche il comunicato che ha fatto, non ho mai capito che loro intendono fare i controlli guardando i rilievi pittorici. Cioè, loro dicono, danno garanzie, ci pensiamo, controlliamo congiuntamente, ci sarà quello, sì, del geologo, a Campione andiamo a vedere, riscontriamo tutto. Però che tutta questa attività in realtà si riduca a un rilievo pittorico, io questo non so, voi me non l'ho mai capito. E mi sembra, come si dice, un po' differente rispetto a dire il problema dell'amianto è un problema che mi sta a cuore, ho avuto dei parenti che sono morti, eccetera, così, per cui vigileremo, controlleremo, e da agosto 2014 che scavano a Fraconalto non avete riportato da dire abbiamo controllato, poi anche a settembre non c'era niente, a ottobre non c'era niente. Il dato più utile che mi citate è agosto 2014 di un incontro congiunto. Quando si parla di andare a vedere sulla salute pubblica se c'è qualcosa, capisco che non abbiate le risorse e in qualche modo non ci siano i soldi per farlo, però allora si prendono posizioni differenti, perché quando c'è stato il Monte Porale, e vi ritiriamo fuori il discorso del Monte Porale con l'Enel, l'ARPA ha detto una cosa chiarissima, ha detto che siccome ci sono sul Monte Porale, da analisi fatte da un'azienda chimica di analisi per conto di Enel Green Power, quindi il proponente che aveva interesse a farlo, e dicendo che ci sono fino a 2,5 di amianto per chilo di roccia, e non era un campione che è finito lì, poi ce n'era uno da 2,5, uno da 190 grammi, uno da 20, quando il limite è un grammo, l'ARPA ha detto un cantiere di questa dimensione qua non si può seguirlo, controllarlo, fare, per cui è veramente difficile e impossibile, e ha preso una posizione, praticamente non ha detto non ci abbiamo i soldi, ma ha detto è difficile da riuscirlo a fare. Perché adesso non dicono che per come è, come sono le casse italiane, per quello che volete, non riescono a dare le garanzie di cui si avrebbe bisogno alla popolazione e si fermano al rilievo pittorico fatto dal proponente? Quindi da capire cosa mi dimostra che una foto, con tutta la buona volontà e la buona fede che ci vogliamo mettere, che quella foto lì non è la stessa fatta con un'angolazione leggermente diversa di un mese prima da un'altra parte della galleria, su una galleria all'interno di un cunicolo più profondo, più di 500 metri in fondo, illuminatelo come volete, a riconoscere che quello è quel monte e non un altro monte. Non so, cioè, va bene, cioè, ci fidiamo sempre, come ci si fidava tutto sommato di Perotti. Però è che abbiamo scoperto che, cosa che hanno detto le carte, da alcune intercettazioni lo chiamavano stipendificio, nel senso che a Firenze ha preso 70 milioni per fare niente. Allora, quando escono queste cose qua, tutti sono portati a fidarsi, va bene, fidiamoci, ma ci riusciamo ancora a fidare? E se non riusciamo a controllare come si deve controllare, possiamo permetterci di rimandare il problema dopo? Perché il problema dell'amianto, lo sapete qual è il problema dell'amianto, è che quello che si verifica oggi, i problemi salteranno fuori tra 20 anni, per dire velocemente, più facilmente tra 30 anni. Tra 30 anni saranno cambiate le società, i nomi, le aggregazioni, i consorzi, i politici. Quelli che resteremo saremo noi con i nostri problemi, che non sapremo più con cui prenderci. Quindi, quando si vuol parlare di controllare, dare garanzie, date le garanzie. Cioè, fate in modo che uno si senta tutelato. Se uno vi chiede un controllo, fate un controllo.
dimostrate di averlo fatto, dimostrate che state seguendo. Arriverà al punto di dire che stiamo controllando il rilievo pittorico, mi fa cascare le braccia. Sì, appare anche l'immagine di un'Italietta, a proposito di ARPA, che ha delle strutture che sono insufficienti. Loro stessi hanno detto di una mancanza di personale per controllare. Quindi abbiamo già delle strutture insufficienti e non funzionali come dovrebbero essere e come i cittadini si aspetterebbero. Volevo solo aggiungere una cosa sui controlli, sempre sulla vigilanza. Cioè, i comitati non fanno solo manifestazioni, feste, sono anche molto vigili sul territorio, tant'è che l'inquinamento dell'EM da parte del cemento è stato segnalato con foto dai comitati. L'altro torrente a Borgo Fornari, il rio Traversa a Borgo Fornari, cemento sversato dal cantiere del COCI, anche quello denunciato dai... Nel nostro piccolo, la 35 Ter, i camion che fanno inversione a U sulla doppia riga continua, è stato segnalato da noi con le foto e non dai vigili urbani che dovrebbero essere preposti a fare quel lavoro lì. Ci sono dei bilici che passano dove c'è un limite di 5 tonnellate e passa. E passano, quello li segnalano. Cioè gli unici che stanno facendo vigilanza sui cantieri del Terzo Valico gratuitamente siamo noi. Chi sarebbe preposto a farlo? I camion in discarica li abbiamo fotografati noi, perché sennò non se ne saprebbe niente. Insomma, tutta questa vigilanza da parte delle amministrazioni pare che non ci sia, insomma. Domande? Sì, una. Quando il decorato parla di Expo di Milano. E quando parli di esposto alla procura, hai detto noi, voi come professionisti o voi gli stessi esattamente 12 che avevano fatto la Corte dei Conti l'anno scorso, cioè, questo è anche perché vuole essere anche un segnale, non è che le azioni che in qualche modo probabilmente intimidatorie, nel senso di avere pressioni, esposti qualcuno, sono tutti i 12 che erano l'anno scorso convinti, ancora più convinti adesso che quell'esposto aveva un suo valore, quindi aggiungeremo giusto due righe e dirgli perché ve lo stiamo mandando, perché è un anno che lo stiamo proponendo come esposto ad altre procure, sembra corretto che lo abbiate anche voi, visto quello che è emerso. Lì ci sono medici, ingegneri, geologi, professori universitari. Sì, quello che aveva presentato. Grazie. Grazie a tutti.